Cerimonia di avvicendamento a Brindisi a bordo della nave San Giusto al comando della terza divisione navale tra il contrammiraglio Alberto Sodomaco che cede l'incarico al contrammiraglio Valentino Rinaldi. La cerimonia è stata presieduta dall'ammiraglio di squadra Enrico Credentino, comandante in capo della squadra navale. Sodomaco mantiene comunque il comando della forza anfibia, restando a contatto con la città di Brindisi per la presenza della brigata anfiba. Adesso nell'incarico che mantengo, quindi quello della forza, il comando della forza anfibia, dipendendo la brigata marina da me, sostanzialmente periodicamente sarò a Brindisi per rendermi conto, insomma, di persona del livello addestrativo raggiunto, ma anche per migliorare tutti quei processi, quelle procedure e confrontarmi anche con la brigata su quelle che sono le esigenze per poi affrontare gli scenari futuri. La terza divisione navale, nel suo ruolo, oltre a quello, diciamo, di approntare le forze, di force provider, quindi lavorare sulle unità dipendenti, assolve l'incarico di comandante della task force anfibia e lo fa sia a livello nazionale che a livello internazionale. E nell'ambito internazionale, appunto, il 2022 ci vedrà essere assicurare per conto dell'Alleanza Atlantica della NATO il comando dell'Amphibious Task Group.